Francesco rinnova il suo grazie alle guardie svizzere per il prezioso e generoso servizio al Papa e alla Chiesa, per la dedizione, la professionalità e l'amore con cui svolgono la propria attività, ma per loro ha anche una richiesta. Fate in modo che quanti incontrate nel vostro quotidiano servizio, membri della curia, colleghi di lavoro nei vari ambiti del Vaticano, pellegrini o turisti, possano scoprire anche attraverso di voi l'amore di Dio per ogni uomo. Questa prima missione è la di ogni cristiano. Lunedì prossimo nel cortile San Damaso presteranno giuramento 23 nuove reclute in ricordo della storica resistenza degli svizzeri all'assalto dei Lanzichenecchi e del salvataggio di Papa Clemente VII il 6 maggio del 1527. Ma Papa Francesco, con la testa e con il cuore, è già in Bulgaria, dove sbarcherà domani per il suo 29° viaggio apostolico che chiuderà nella Macedonia del Nord. E come sempre è affidato alla Salus Populi Romani l'esito del suo pellegrinaggio. Al ritorno ci saranno ad attenderlo altri importanti impegni, come quello annunciato oggi per i giorni 5 e 6 luglio, l'incontro in Vaticano con i rappresentanti della Chiesa greco-cattolica ucraina in sostegno al servizio pastorale che svolge nella delicata e complessa situazione in cui si trova il paese e per promuovere la pace a fianco della popolazione sofferente.